Fabrizio Fagiano, docente Skillab. Oggi siamo in aula con un gruppo di responsabili servizio prevenzione e protezione, addetti servizio prevenzione e protezione, proposti, insomma ruoli che hanno a che fare con l'organigramma della sicurezza per parlare di team working e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo per due motivi principalmente. Il primo, se vogliamo un po' più formale, nuovo accordo Stato-Regione sulla formazione di queste figure legate alla sicurezza. Predilige portare avanti discorsi e sviluppo di competenze legate alla comunicazione e alle relazioni. Il secondo aspetto sostanziale è che quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro, in termini di rispetto di norme e procedure, aumento degli standard di sicurezza in azienda, di fatto poi abbiamo a che fare con gruppi e quindi con leader, quindi persone che devono sviluppare competenze atte a coordinare, gestire, dare indicazioni e direttive utili all'aumento di quegli standard.